Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, ricerca e sviluppo oftalmologia. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere una realtà in forte crescita nel mondo dell'oftalmologia, per essere un'eccellenza che da sempre investe nella ricerca e sviluppo, impegnata costantemente nel miglioramento dell'efficacia dei propri prodotti e della qualità di vita dei pazienti. Vince il premio Visu Pharma. E il riconoscimento viene ritirato in collegamento da Paolo Cioccetti, presidente e amministratore delegato. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, sono molto contento e orgoglioso di questo premio che viene appunto a darci una grande spinta in un momento non facile per il paese e soprattutto per un'azienda italiana nata quasi 25 anni fa e che ha investito fin da subito, dopo solo 2 anni dalla fondazione nel 1996 a Roma, a spendere veramente cifre importanti sulla ricerca e che ci ha consentito di avere dei brevetti a livello europeo e anche americano già nel 2012. E quindi in due decadi l'azienda dal 96 al 2016 è cresciuta molto e soprattutto in Italia e nel 2016 abbiamo fatto il salto per diventare una società paneuropea e creando quindi delle filiali in Gran Bretagna, in Germania, in Spagna e in Francia. E quindi siamo adesso a circa 5 anni appunto da questo passo e siamo molto contenti perché stiamo introducendo dei nuovi prodotti innovativi, diciamo made in Italy, appunto in questi altri paesi europei, vendendoli noi direttamente, più anche avendo dato delle licenze ad altri operatori che quindi li vendono anche in altri paesi al di fuori di quelli che ho detto, sia in Europa che fuori dall'Europa. Certo, quindi insomma lei dice che questo riconoscimento è ancora più importante in questo contesto e come guardare al futuro? Perché poi insomma sappiamo molto bene che cosa significhi operare in questo settore in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Noi diciamo che sicuramente appunto questo premio ci dà un grande stimolo per il futuro. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo introdotto sul mercato 11 nuovi prodotti e già da quest'anno prossimo, nel 2021, ne abbiamo in programma due nuovi a gennaio, e un altro ad aprile e un altro a settembre. Sono tutti prodotti creati in collaborazione con i maggiori centri di ricerca in oftalmologia italiani ed europei e quindi diciamo a questi 11 degli ultimi 5 anni ne avremo altri 3, arriveremo a 14 prodotti in 6 anni che è una media insomma diciamo di due prodotti dai 2-3 prodotti l'anno che è una media molto molto importante. Ok, e quindi insomma le parole chiave, al di là di quelle che abbiamo letto nella motivazione, ricerca, sviluppo, insomma quali potrebbero essere queste unite a? Ma competenza, perché lavorare nello stesso settore, diciamo, la società sono 23-25 anni l'anno prossimo. Esiste, io personalmente so, questo è il mio 43esimo anno nel settore farmaceutico e mi sono contornato di tutte persone con altissima esperienza e professionalità, proprio perché lavorando da tanti anni in questo settore ho potuto scegliere le persone che ritenevo migliori. E anche poi in armonia fra loro, che non è un dato secondario. Quindi è un team molto molto forte, che va molto molto in armonia, molto motivato e quindi insomma questo è qualcosa di molto buono perché le aziende devono avere un'anima e credo che Visu Pharma abbia una grande anima. Assolutamente sì, l'importanza del team emerge sempre, insomma, quando si parla di eccellenze. Io la ringrazio, ringrazio Paolo Cioccetti, presidente e amministratore delegato di Visu Pharma e ancora complimenti per questo riconoscimento, naturalmente a lei e al suo team.
grazie tanto, no, a lei e appunto alle fonti, perché veramente è qualcosa che ci ha riempito tutti, tutta la nostra organizzazione, sia italiana che europea, di grande, grande orgoglio. Quindi anche a voi un buon lavoro a tutti. Grazie, grazie anche a voi.